Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Alfonso Signorini, malore improvviso durante la diretta televisiva. Ciò che ha scoperto è gravissimo. Tanta preoccupazione. Classe 1964. Alfonso Signorini è uno dei più grandi conduttori televisivi che periodicamente entra nelle case degli italiani e fa compagnia a milioni di telespettatori. Con la sua gentilezza e di modi sempre eleganti, ha saputo imporsi nel panorama televisivo italiano alla conduzione di programmi e reality show che hanno fatto la storia del piccolo schermo. Ha dimostrato ai vertici Mediaset di saper creare le giuste dinamiche tra i concorrenti e di saperle gestire perfettamente. Signorini è il protagonista indiscusso del Grande Fratello. Conduce il programma dal 2020 ed ha preso il posto dell'iconica Ilaria Blasi. Alfonso ha seguito i vari cambiamenti previsti dal reality e soprattutto l'ultima edizione NIP, in cui tra i concorrenti c'è anche gente estranea al mondo dello spettacolo. Il conduttore non è solo un volto celebre della televisione italiana. Dal 1995 è iscritto all'Ordine dei giornalisti professionisti della Lombardia. Dopo anni di gavetta con il quotidiano La Provincia di Como, Alfonso diventa il direttore di Chi e di TV Sorrisi e Canzoni. Alfonso Signorini, la cicatrice sull'occhio. La accarezzo. Alfonso Signorini è un celebre personaggio dello spettacolo che ha instaurato un rapporto speciale con i suoi fan, con cui spesso si confronta tramite il suo profilo Instagram. Come riporta il quotidiano Il Corriere Adriatico, il conduttore ha confessato di avere una cicatrice quasi invisibile sull'occhio che risale al periodo pre-notorietà. Alfonso ha raccontato che cercava di vendere un'enciclopedia porta a porta, ma è capitato al momento sbagliato con la persona sbagliata. Ad aprirmi la porta venne un tipo in canottiera che mi bloccò immediatamente. Io andai avanti a parlare come ero abituato a fare. L'enciclopedia apre la mente, ci rende migliori. Spazientito, il tipo con la canotta a un certo punto afferrato il volume dell'enciclopedia che gli avevo messo in mano, me lo tirò in faccia. Ancora oggi sul lato sinistro del mio occhio è ben visibile la cicatrice. La accarezzo perché mi ricorda il periodo della mia vita duro, senza il quale non sarei arrivato dove sono. Oltre alla piccola cicatrice presente sull'occhio sinistro, Alfonso Signorini ha raccontato anche di altri segni corporei ben più gravi. La prima dietro la testa è dovuta ad un trapianto di capelli, ma quella che preoccupa è la cicatrice di un delicato intervento a cui è stato sottoposto per una gravissima malattia scoperta nel 2011 durante la vigilia di Natale. Il Corriere Adriatico ha riportato la dichiarazione di Alfonso Signorini. Il 23 dicembre ero in diretta a Calispera. C'erano ospiti Christian De Sica e Sabrina Ferilli e non smettevo di sudare. A mezzanotte avevo 40 di febbre. Terminai la serata e andai al pronto soccorso del San Raffaele. Mi fecero gli esami, mi diedero un antipiretico e mi mandarono a casa. La mattina dopo, vigilia di Natale, mi chiamarono e mi dissero: lei ha una leucemia mieloide, non si muova, ci vediamo il 27 per iniziare le cure. Sicuramente una grande preoccupazione per il conduttore che, con la sua forza di volontà, è riuscito a superare brillantemente.